Quindi questo già sappiamo che è una I.
Questa l'abbiamo vista, no? È una sin che abbiamo detto, lei, insomma, pur di non stare isolata, perde la coda per legarsi alla lettera successiva, che è una lama. La lama normalmente si scrive così, un po' brutta questa lama. Allora, quindi questa è la lama, che quando, insomma, che normalmente in mezzo alla lettera la vedete, wow, questa è iniziale, poi qui al centro. Però quando c'è una alif, succede questa cosa strana, che l'alif si sorsella e va in diagonale, e quindi diventa una la alif. Sì, esatto. Diciamo, prendendo da sola, è così. No, questo sto facendo vedere isolato questa parte qua, vedi? Questa sarebbe la, diciamo, l'islam, quindi questo è solo la, che corrisponde anche alla parola no. Ok, si può scrivere in questi due modi, la lam con l'alif. Normalmente, vedete, isolato sono così, la e alif, unite diventano così, quando si collegano. La sposa Carmina.
Sì, perché Cabil praticamente il nome arabo di Caino. Abil o Cabil, il racconto, diciamo, arabo islamico della Bibbia. Sì. Abil o Cabil. Quindi la sposa Cabila. Cabila però praticamente dice, è un aggettivo di nazione arabo, in realtà la Cabilia è questa grossa regione che c'è in Algeria, una regione assurda perché uno immagina Algeria, Macabra, cose, deserti, c'è una regione dove nevica. Quest'anno, quando c'è stata i 6 metri qua, vi ricordate i 6 metri qua da queste parti, questa Lubrena, in Cabilia, questa regione montagnosa, vivi di pastorizia, comunque i Cabili praticamente sono una specie di, loro sono berberi, quasi tutti berberi, cioè quindi non sono arabi. Sono berberi arabofoni e abbiamo un movimento comunque autonomista molto forte. Ovviamente tutto loro, esatto. Anche qui si parla il berbero, non capito, che poi il berbero, tra le lingue berbere c'è il capito. Tamasic è il nome in generale per chiamare tutti i berberi, poi ci sono i vari gruppi che hanno il loro nome. Allora, che dicevamo? Loro quindi fanno mente fedele la sposa Cabila. Adesso aggiungiamo quelle associazioni che ho scelto l'altra volta nella scorsa lezione. Allora, vediamo se vedete cosa dice. Qualcuno ha detto pace. Sì, perché dicevo il fatto che Islam veniva da Salam. Esatto. Qua c'è il perché. Perché vedi le stesse, se togliamo la lista. Salam, cerchiamo un sasso. Salam. Mentre qua non c'è una fatta, non te l'ho detto questa cosa, ma c'è un sottotitolo. Esatto. Islam. Che la rende immobile. Che la rende immobile. Perfetto. Tu ci hai fatto quando ho spiegato il sukun. Il sukun praticamente. Ricordi i movimenti? Il sukun è il contrario di l'immobilità. Non c'è né la fatta né la casca della donna. Esatto, sì. Non dici isilamo, isulamo, dici islamo. Quindi, come le stesse radici di Islam, pace, e quindi è ovviamente pace. Qua proprio qui c'era scritto terrorismo. Perché appunto proprio lei la disse perché ti viene in mente il terrorismo? No, eh sì. Popolo ignorante come siamo, associamo sempre l'Islam ai terroristi. Dici bene, dici bene? Associamo? Gli islamici. Ah, no, è tutto l'Islam, ma no, No, è sempre malissimo. Quindi il terrorismo. Poi qua c'era la parola tranquillità di Ottomani. Al posto della sposa Carmela c'era quello che è uscito dal figlio di Lella quando gli ho chiesto: ma te invece che fa venire in mente l'Islam? Lui mi ha detto: è mio amico Carlo, suo compagno di perché in effetti Muhammad è il nome più diffuso tra i musulmani, forse il nome più diffuso al mondo, cioè è delle come se fosse una proporzioni. funzione No, come io ho il gennaio. Sì, perché poi sarà che Muhammad si può storpiare in Mahmed, Abdullah lo scherzo. Quindi, e qua invece io avevo aggiunto abbandonarsi. Con la parentesi di tutto affidarsi.
Allora, vorrei spiegare questa tranquillità e questo abbandonarsi, perché sono, cioè, li potremmo pure collegare. Perché proprio la possibilità di abbandonare se stessi a Dio ti rende tranquillo, ti rende sereno, non hai la pace. Sì, ti porta la pace. Porta una pace interiore, una serenità che effettivamente, vuol dire, forse non è un caso, per esempio, che in questo periodo di crisi molte persone ritrovano la loro spiritualità, proprio perché alla fine ci rendiamo conto che i soldi non esistono, sono un'illusione, sono una finzione, non hanno valore in se stesso. Ma quello che ha valore effettivamente è quello che abbiamo dentro di noi, e dentro di noi possiamo trovare questa tranquillità e possiamo capire, così ho capito, che posso e devo fidarmi solo a Dio, perché, cioè, certo, io da solo posso fare delle cose, ma non basta da solo, non basta. E soprattutto sì, posso fidare degli altri, però gli altri sono esseri umani fallibili. Allora, quindi, diciamo, questo abbandonarsi, che è un affidarsi, come diciamo, non solo affidarsi, ma proprio lasciarsi andare completamente e lasciare che le cose, appunto, che se ci sono delle difficoltà, essere consapevoli che queste difficoltà possono essere superate o possono comunque portare a qualcosa di, non solo qualcosa di bene, insomma, che Dio ci mette davanti comunque una via ci fa del bene prima o poi, e quindi significa riconoscere il bene delle cose, perché è normale, voglio dire, io, cioè, posso non avere un lavoro, posso trovarmi in un paese di merda, però fondamentalmente posso riconoscere il buono che c'è, sia nel fatto che sono in un lavoro, sia nel fatto che sono in un paese del genere, perché questo paese non ha solo lati negativi, ma possiamo riscoprire dei lati che prima non vedevamo. Insomma, è guardare la vita con altri occhi. Allora, ora vi chiedo, Alessia e Walter, perché non avete detto queste due associazioni di idee? Io ho detto come la penso, che è quello che ci fanno vivere.
Per esempio, io cristianesimo penso che sia stato fedele. Cristiano, sì, certo, diciamo che sono una forte associazione. Ah, perché per esempio, no, ti dico questo perché in genere quando si dividono, si guardano i musulmani, io ho parlato con gli africani, molto spesso è per commentare, però loro ci credono veramente. Quindi è molto forte questa, appunto, anche la come si guarda, immaginare rispetto ai musulmani, cioè persone che veramente sono zelanti nella religione. Ovviamente non tutti sono zelanti, ovviamente, però c'è comunque una disciplina che il cristianesimo invece si è persa. Si è persa molto, soprattutto in un cristianesimo, diciamo, concepito come religione di stabilità, che parliamo della nostra realtà. E quindi volevo appunto riprendere queste due diciamo antinomi, questi due opposti, pace e terrorismo. Cioè in realtà nell'Islam si può avere, più che terrorismo si può avere violenza, ma come dicevo allora l'altra volta, è una violenza controllata, perché nel momento in cui esiste l'essere umano che è violento di per sé, non si può negare la sua natura, come non si può negare la sua natura di invidioso, non si può negare però la sua natura di essere un essere affettuoso o non so dire, la sua natura si riconosce. Nel momento in cui si sa che c'è la possibilità di una guerra, il Corano, quindi Dio, ci dice che tu hai la possibilità di uccidere. Se vieni attaccato, se sei in pericolo, tu hai la possibilità di uccidere, di difenderti. Certo, è normale che se arriva un sultano, diciamo così, un emiro, un principe degli Emirati Arabi e dice noi stiamo per essere attaccati dall'Iran, ci dobbiamo difendere, dobbiamo mandare una bomba, quello non è Islam. Perché è lo stesso discorso di una guerra preventiva che noi abbiamo condannato. Io ho condannato, come musulmano, e sinceramente pensare che l'Islam vuol dire andare a combattere gli infedeli, ucciderli ovunque si trovino, cioè andare a portare il terrorismo, portare la morte in altri paesi, questo è una cattiva interpretazione maliziosa di quello che c'è scritto, perché uno le, cioè nel Corano ci sono scritte tante cose, ci può vedere uno, ci può vedere tantissimo, nella testa. Nell'intenzione. Anche se la Bibbia comunque è in varie versioni, in greco, in ebraico, in aramaico, in latino. Sì. E traduzioni anche, perché il Corano, come dire, in genere si legge direttamente in arabo per capirlo, per comprenderlo. Molte traduzioni di orientalisti o di persone poco esperte portano anche molto spesso dei frattempi. Comunque, diciamo che, ripetendo le cose l'altra volta, parlando proprio della religione, c'è anche religione, ovviamente, siamo andati a vedere quali sono i pilastri che reggono l'Islam. Appunto, si usa questa parola pilastri, che sono, diciamo, gli obblighi per un musulmano da compiere, da eseguire, durante l'arco della vita, e sono cinque. Allora, Francesco, ti ricordi qual era il primo pilastro? Uno pilastro? Già, è quello che ho detto. No, non è quello che ho detto. E allora lo dico una cosa. Parte ignorante si arriva a
Film. A proposito, ci sta un bellissimo film francese sul pellegrinaggio, si chiama The Grand Voyage. Di? Vabbè, francese, quindi non sarà difficile trovarlo. Non mi ricordo. La vedete? Sì, sì. Le Grand Voyage. Allora, Walter, conosci un pilastro? Sempre la preghiera. La preghiera. La preghiera che può essere, vabbè, la preghiera è intesa come salat, perché abbiamo anche una preghiera chiamata dua, che invece è una preghiera che non è né obbligatoria né rituale, è una preghiera come quando i cristiani si rivolgono a Dio, ti prego, fai invocazione. Invocazione, esatto, invocazione, mi piace questa traduzione, perché è proprio l'esatta traduzione. Patata e miele chiamata pure. Patata e miele chiamata pure. Alessia, conosci un altro? Ramadan? Sì, diciamo Ramadan è il mese in cui si compie il 10. E quindi qua al centro, mi piace questo fatto, è rimasta la testimonianza di figli. Di cui parleremo oggi. La prossima volta vediamo il video. Allora, quindi, l'altra volta ci siamo pure i nomi. Francesco ce li ha. La Zakà o l'elemosina? Allora, l'elemosina si chiama Zakà. Però. Zakà o Azakà? No, Zakà. Zakà. Però se ci vuoi mettere anche l'articolo diventa Azakà. Azakà. Zakà. Poi abbiamo la preghiera. Che si chiama Francesco? Si unisce alla Hattu.
dolce che isolato si scrive con un sacchettino. Si è aperto il sacchettino. Si è aperto il sacchettino e sono usciti due. Sha'a. La ha dolce. La ha. 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 Questa è una ha normale, un'aspirazione molto, molto leggera. La terza ultima. Sì, bravo. Con la A di spilla. Eccolo, quindi
Non so dire perché ti mette qua
No, io pensavo che in questo caso là si sarebbe potuto come quello di Islam. Sì, teoricamente c'è. Con la mazza. Hai ragione. Hai ragione. Però, però per convenzione si scrive così. Forma canonica. Sì, forma non c'è altro. Ma con il pallino dopo le L, giusto, c'è. Questo qua. Dopo le L, questo. Questo sì, pallino sì. Ci sta. Questo è la, il sacchettino finale. Il ha. Cioè guarda, la guarda. Allora, te lo ricordi il sacchettino? Dove sta? Questo. Questo? Sì. Allà si scrive con questo finale. Non riesco a capire. E centrale si scrive così. Comunque queste cose le vediamo la prossima volta, sennò vi confondite, va bene? Mi rifai, mi riscrivi un attimo più grande, perché io quel sacchettino non lo vedo, cioè non riesco a capire. Perché il fatto che, per esempio,
si eviti di rappresentare il profeta, ma anche altre in generale, è proprio per evitare l'idolatria. Allora questo significa che appunto significa andare all'essenza delle cose, quindi evitare che una persona, per quanto possa essere straordinaria, partecipano ai consigli, infatti. E noi abbiamo anche proprio l'immagine di santi che sono in realtà rimasugli del paganesimo. E molto spesso le stesse divinità pagane, greche per esempio, o latine, lo stesso modo di adorare alcune divinità sono tornate praticamente nei nostri giorni. Leggevo per esempio della Madonna, non mi ricordo. Del grano, che praticamente del melograno, che si venera a Pestum, da quelle parti, insomma. Sì. Che proveniva dal culto di Era, nella stessa Pestum, nella stessa zona, veniva rappresentata Era con lo stesso melograno. Questa figura femminile passa nei secoli, per esempio, in questa maniera. Allora, per evitare appunto di divinizzare personaggi importanti, si ricorda sempre, non c'è Dio di fuori di Dio. Chi dice assieme ad Allah ci sono altre divinità è un mushrik. Colui che associa, significa letteralmente, colui che associa Dio al divino. All'epoca del profeta molti lo tentarono dicendo: ma non è che dall'Acea contro qualcun altro Dio, dice, mettiamo d'accordo e non ci facciamo la guerra, così insomma tu sei contento, noi siamo contenti, tu stai dicendo Dio, noi abbiamo le nostre idee, può fare. E il profeta, dopo aver ricevuto, pensava di aver ricevuto un sì da Dio, disse sì, si può fare questa cosa, potete adorare fianco a Dio altri dei. Che successe? Si arriva una rivelazione dicendogli: guarda, che tu hai sbagliato, perché non c'è Dio al di fuori di Dio. Quello che hai sentito, quello che hai detto proveniva da Satana. Per cui Satana è colui che vuole ovviamente denigrare Dio, vuole che gli uomini non adorino un ente trascendente, ma qualcosa che loro possono toccare, possono vedere. Questa è proprio la parola idolatria. Idolatria vuol dire adorare qualcosa che si può vedere, conoscere, attraverso la percezione dei sensi. E questo ovviamente è un bisogno umano. Ognuno di voi ha bisogno di vedere, molto spesso per credere, o anche di capire come può essere fatto. Cioè, per esempio, anche gli stessi aggettivi che si danno a Dio, ad Allah, sono aggettivi che sono solo una minima parte, sono un'umanizzazione cioè un'umanizzazione nel senso di, cioè sono categorie umane, sono solo categorie umane, come anche lo stesso Corano è sceso. Cioè mi fanno vedere molte persone che dicono: ma come, cioè il Corano sta scritto là, perché sta scritto in arabo, perché questo libro umano, il Corano scritto Maometto, così quella. Ovviamente Dio si mostra per chi lo vuole vedere e ha comunicato a Muhammad un messaggio che Muhammad, essendo un arabo vissuto 1400 anni fa, certo, se Dio gli parlava in napoletano, Muhammad non avrebbe capito, ovviamente, o se gli avesse spiegato cose che lui non poteva capire, difficilmente avrebbe potuto esprimersi o comunicare queste cose. Quindi voglio dire, quello che mi preme dire è che questo Dio è veramente trascendente e che quando vuole manifestarsi, uno non può sapere quando vuole manifestarsi, non sa dove si trova Dio. Non è per qualche modo. Dogmi presenti nella fede, la fede stessa è l'accettazione, sì, dei dogmi senza chiederti.
ci credi, puoi fare tutte le domande che vuoi, però come musulmani noi rispondiamo Dio ne sa di più. Cioè noi ci arriviamo fino a un certo punto, cioè possiamo conoscere, possiamo costruire le nanotecnologie, però c'è sempre qualcosa di più che noi non, a cui non riusciamo ad arrivare. Esatto. E quindi questa è la prima parte. La seconda parte, voglio dire la seconda cosa. Mushrik è chi associa, chi non accetta Dio, chi ha il cuore coperto, come si dice. L'ate corrisponde allo stomaco. Non tanto, non tanto. Anche questo è possibilmente ateo. Però chi ha il cuore coperto, magari un po' indurito il cuore, e quindi che non si riesce ad abbandonare, si chiama kafir. Kafir. Un kafir è quello che non si abbandona. Sì. Chi ha il cuore coperto. Vuol dire proprio letteralmente coperto. Diciamo che nelle traduzioni varie, mushrik e kafir sono spesso tradotti infedeli. Quando si dice la parola infedeli in Islam, è un genere, una delle due. Però in questi due accezioni diverse. C'è anche la parola di ateo, però è inutile che vedere. E quindi, questo ce l'aveva la prima parte. La seconda parte, testimonio che Maometto è il profeta di Dio, Muhammad Rasulullah. Perché questa parte? Non basta dire che Dio non c'è, Dio di cuore, certo, potrebbe pure bastare. Però quando tu accetti, dimostri, testimoni, certifichi che Muhammad è un profeta di Dio, è un inviato di Dio, vuol dire che tu accetti precisamente anche il messaggio del Corano che lui ha portato. Perché pure un cristiano dovrebbe dire la ilaha illallah. Però non accetti. Però non accetta che Muhammad sia un inviato di Dio. Infatti quasi tutti i cristiani lo ritengono un falso profeta. Pochissimi, veramente, forse quasi contano sulle dita di una mano, intellettuali spesso, ritengono che Muhammad sia una continuità del messaggio biblico, della tradizione. Quindi da considerarsi una specie di terzo Vangelo o terzo testamento. E quindi i stessi cristiani ed ebrei dicevano no, qua chi è stato Maometto? Cioè noi non lo riconosciamo come inviato profeta di Dio. Allora i musulmani tengono a precisare che anche Muhammad Maometto è un inviato di Dio, fa parte della tradizione degli inviati dei profeti che parte da Adamo. Per i musulmani Adamo è stato il primo profeta, quindi il primo uomo. Poi altri importanti sono stati Noè, Mosè, Abramo, Gesù. Non Cristo, Gesù. Cristo no, è Cristo significa unto. Unto. Unto nel senso operario, unto cristiano. Ah. Cioè, diciamo Gesù. E quindi questi sono, diciamo, i più importanti. E l'ultimo, il sigillo dei profeti, Questo vuol dire che l'ultimo messaggio che è arrivato all'umanità, come erano arrivati la Bibbia, i Vangeli, tutti i libri della Bibbia, quindi anche i Vangeli, così è arrivato anche il Corano. E che è andato a correggere la Bibbia. Non a sostituirla, attenzione, non a sostituirla. Perché la è integrata, esatto. Una specie di errata codice, perché la Bibbia. Anche il Vangelo hanno portato avanti alcuni concetti o sono superati o che Dio ha voluto far capire meglio agli uomini o proprio diciamo considerati eretici, considerati diciamo in che senso? Quando si parla appunto della Trinità, per esempio, questo è un punto molto importante, dire che Gesù è figlio di Dio è anche accettabile, però Gesù è figlio di Dio come lei è figlio di generato da Dio, esatto. Come creatura, è un creatore di Dio. Se diciamo creatura di Dio, siamo a posto, siamo facendo generato, cioè partorito. Partorito da diversi. Esatto. In questo senso. Non si umanizza. Non si umanizza. Però sono la figura di Gesù. Comunque è. Rispetto agli altri profeti dell'Islam, è comunque molto importante.
allora, fino alla lezione quasi. Vabbè, sta gioco lo lascio fare la prossima volta, che il gioco. Allora, comunque, dicevamo, sì, questo dicevamo, sì, Gesù in pratica è considerato colui che tornerà il giorno del giudizio per aiutare Dio a giudicare. Muhammad sarà là, ovviamente, gli altri profeti, a recitare il Corano, però la parte importante del giorno del giudizio ce l'avrà Gesù, che sarà lui che sconfiggerà il Corano. Quindi ha riconosciuto come figlio di Dio, cioè se una creatura appare di te, anche Muhammad non riconosce la creatura di Dio, ma è anche così. Perché Gesù è più importante? Il suo ruolo. Perché ha un ruolo più importante? Non lo so perché, è stato scelto. Non so perché Dio ha scelto Gesù proprio. Ah, ecco. Però lui... Cioè, riconosciuto questo privilegio anche dal... Privilegio del... nelle funzioni, nella figura, perché era un uomo straordinario, cioè Gesù era un uomo straordinario ed è riconosciuto questo. Gesù c'è ancora, ci sono dei racconti, sì, che vanno a integrare appunto i racconti della Bibbia, però attenzione, quello che dice il Corano è che molte cose della Bibbia sono state modificate, sono state scelte, i libri della Bibbia erano molto più di 40, come gli stessi Vangeli, sono molto più di quelli che conosciamo, però sono stati scelti alcuni canonici dalla Chiesa, che è un organo umano, quindi ovviamente fallibile, e a volte anche, diciamo, politicizzato, nel senso che porta avanti una sua politica. Allora, questo che il Corano va a correggere, va a correggere semplicemente il titolo. Questo è. Poi, perché proprio Muhammad sia stato scelto, per esempio, perché Muhammad non era, cioè, una persona molto sincera, forse anche per questo è stato scelto, perché poi vi racconterò la storia, anche se la potete leggere da qualsiasi parte, però lui per esempio è una persona veramente considerata da tutti a Mecca, una persona sincera, quindi se a un certo punto ha cominciato ad avere delle visioni o delle rivelazioni, è stato lui stesso a dire, io che ti devo dire, cioè io non devo scelto come tanti altri, e quindi insomma la shahada quindi diventa è considerata appunto come dicevi tu il credo, e viene detto spesso nel musulmano. Innanzitutto, per esempio, se parliamo di come si diventa musulmani, appunto davanti ai testimoni dici la shahada e dici io testimonio che non c'è Dio al di fuori di Dio e che in un momento si è e, però si pronuncia per esempio durante la Dhamma, al richiamo della preghiera, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Muhammad al-Rasulullah, si dice. Poi si dice subito dopo le abluzioni, la preghiera che io, a me preme ripetere a Walter, Alessia, Valeria e anche a Rosa, spero che verrà, perché è una cosa, cioè l'altra volta è stato, perché è la base dell'Islam, la preghiera. E quindi dicevo, per diventare musulmani nella Dhamma, dopo le abluzioni, si pronuncia la shahada, e durante la preghiera. Come si chiama la cerimonia di entrata? Perché non si arriva la cerimonia di uscita? Guarda, cerimonia di uscita, che ne sappia io, no. Già l'entrata in realtà potrebbe non essere una cerimonia. Cioè, no, dico una, nel senso se un musulmano vuole fare percorso, nasce un musulmano vuole fare un percorso inverso. Cioè non può fare qualcosa con noi. Allora, il fatto di cambiare religione, l'apostasia, è sicuramente un peccato. Allora, per le funzioni riguardo l'apostasia mi devo informare, proprio perché voglio risponderti bene. Per esempio, il caso di Martellano, praticamente, no, io dicevo più San Bernardo, che è stato accusato di
E c'è qualche pazzo, insomma, qualche mufti. Io ritengo pazzo, lo sto offendendo in questo momento, però non mi interessa, insomma. Ha detto che era giusto ucciderlo. Io non so, devo informare bene per questa cosa, perché comunque ci sono delle condizioni, ovviamente, in cui l'apostasia è pronunciata. Cioè, se ti dico adesso tutte le cose, va a finire che faccio cattive informazioni, quindi ti rispondo la prossima volta, diciamo. E una cosa, però, nel momento in cui tu, per esempio, tu accusi qualcun altro di apostasia, di essere un kafir, di non credere in Dio, quello è un peccato. Se tu dici, tu non sei musulmano, anzi, io dico a Fumano, tu non sei musulmano, questo è un peccato, gravissimo peccato. Poi, per quanto riguarda il processo di uscita, mi informerò meglio. Ciao. Approfondire un tema all'interno.